Ben ritrovati al Prima TG. A Palazzo Chigi c'è stata mattinata la riunione del Consiglio dei Ministri. In discussione la proroga di 30 giorni del divieto di spostamento tra le regioni che scade il 25 febbraio, che è stata poi approvata. Dunque restano vietati gli spostamenti tra regioni fino al prossimo 27 marzo. È confermata la regola che limita gli spostamenti verso le abitazioni private a due adulti, con in più i figli minori di 14 anni. Non possiamo pretendere di chiamarvi a ratificare decisioni già prese, ma possiamo e vogliamo chiedervi di partecipare ad un processo decisionale che certo dovrà essere tempestivo, snello, ma che non potrà calare sulle vostre teste. È l'apertura del nuovo governo proprio alle regioni delle parole della ministra delle autonomie Maria Stella Gelmini, che ha insistito sul concetto di unità. Non servono divisioni ma soluzioni. La strategia complessiva del nuovo esecutivo sarà poi definita con il decreto del Presidente del Consiglio, che seguirà quello in scadenza il 5 marzo. Dopo la conference call del Premier con i ministri, i governatori vengono informati e consultati alla vigilia della riunione a Palazzo Chigi, nella videoconferenza proprio con la Gelmini e il Ministro della Salute Roberto Speranza, e presentano una loro piattaforma di proposte che sarà portata poi al governo. I presidenti di regione chiedono intanto di inserire nella cabina di regia politica, non quella del monitoraggio al contagio, anche i ministri economici, come nella call con Draghi, al fine di dosare gli impatti delle decisioni sui cittadini e sulle imprese. Sono intanto 9.630 i test positivi al coronavirus registrati oggi in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati registrati dal Ministero della Salute. Ieri positivi erano stati 13.452. I decessi sono invece 274, ieri 232. Tasso di positività al 5,6%. Sono stati 170.672 test molecolari antigenici effettuati nelle ultime 24 ore, sempre in Italia. Sono 2.118 le persone ricoverate in terapia intensiva, con un aumento di 24 unità nel saldo quotidiano tra entrata e uscita. Ingressi giornalieri in rianimazione sono invece 162. Nei reparti ordinari sono ricoverate 18.155 persone, in aumento di 351 unità rispetto alla giornata di ieri. Parliamo anche del report in Campania. Sono 1.202, di cui 82 casi identificati da test antigenici rapidi positivi del giorno, di cui 1.045 asintomatici e 75 sintomatici. I tamponi effettuati sono stati 11.097, di cui 1.169 antigenici. I deceduti salgono a 21, 12 nelle ultime 48 ore, 9 deceduti in precedenza ma registrati soltanto ieri, mentre guariti 1.223. Il report dei posti letto su base regionale prevede 656 posti letto di terapia intensiva disponibili, di cui occupati 125. I posti letto di degenza disponibili sono invece 3.160, occupati 1.319. È iniziata stamane la fase delle 1.000 dosi al mattino e 1.000 al pomeriggio al centro vaccinale dell'AS Napoli 1 alla Mostra d'Oltremare. Sono stati convocati 1.000 over 80 e se ne sono presentati 890, un calo ragionevole vista l'età, mentre nel pomeriggio le operazioni sono riprese con il personale scolastico, successivamente alle operazioni di sanificazione del centro vaccinale all'ora di pranzo. Si andrà avanti così con la convocazione di 2.000 persone nei turni per tutta la settimana, una quota che, spiega Ciro Verdeoliva, direttore generale dell'AS Napoli 1, potrebbe essere aumentata, ma non possiamo farlo visto che non abbiamo certezze sui quantitativi di vaccini ancora in arrivo. Al momento prosegue, ho circa 6.000 dosi, ma aspetto il quantitativo definitivo che mi arriverà in settimana e devo sempre calcolare i richiami, insomma dosare il consumo delle scorte. Inoltre è di oggi la notizia diffusa dalla Scuola di Medicina dell'Ateneo Federico II di Napoli per l'impiego degli specializzandi al fine di favorire l'immunizzazione della popolazione generale contro il Covid. Questo, dichiarano i protagonisti, è sicuramente un coraggioso primo passo verso la corretta interpretazione della normativa di riferimento e la relativa giusta applicazione delle norme in accordo ai principi della formazione specialistica e dell'autonomia morale dei gli specializzandi. Passiamo anche alla cronaca e
Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno hanno eseguito da questa mattina un vasto provvedimento cautelare messo dal GIP di Salerno nei confronti di 14 persone ritenute responsabili di traffico illecito di rifiuti speciali con la costituzione e gestione di svariate discariche abusive. Blitz quindi in tutta la provincia campana, con il provvedimento eseguito in particolar modo nelle reti di Salerno, Napoli e Caserta, con il supporto dei reparti territoriali competenti. Un'operazione molto importante che mette un freno ai movimenti delle discariche abusive in tutta la regione. Nessuno stop per i festeggiamenti, neppure con l'entrata in vigore delle nuove restrizioni. I carabinieri del Comando Provinciale di Napoli sono intervenuti la scorsa notte per una mega festa in corso di svolgimento in un'abitazione privata a Giugliano, ben oltre l'orario di coprifuoco. Sono state 22 le persone sanzionate, sorprese anche senza mascherina. A insospettire è stato il viavai di auto, i movimenti all'esterno della struttura privata e la musica fortissima che si sentiva dall'esterno fino ad ora tarda. Il blitz dei militari ha consentito di individuare i partecipanti, nei cui confronti sono state levate contravvenzioni, disposto anche il sequestro della maxi villa per violazione delle norme anti-Covid, oltre che severe conseguenze per un noto imprenditore. Consueto bollettino Covid anche a Caserta e provincia, divulgato oggi dall'ASL di Terra di Lavoro. I nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono 92, a fronte di 1.121 tamponi processati, con il solito calo del lunedì. I decessi registrati sono 3, guariti 90 e nel computo degli attuali positivi c'è un'unità di scarto. I paesi con il maggior numero di attualmente positivi sono ancora Caserta con 280, Maddaloni con 214, Marcianise con 175, San Felice a Cancello con 163 unità e Santa Maria Capo Vetere con 144. Caos questa mattina anche all'ASL di Caserta, dove la Procura di Napoli ha notificato 12 arresti e 6 misure interdittive, 79 indagati tra funzionari e dipendenti ed anche un sequestro di oltre 1,5 milioni di euro. Nel mirino numerosi episodi di assenteismo, corruzione e gare d'appalto truccate. La stessa indagine nel novembre scorso aveva già portato alla sospensione di 22 furbetti del cartellino, tra i quali anche alcuni funzionari in servizio al distretto ASL di Aversa. Secondo l'indagine, l'affidamento dei servizi di trasporto di emergenza del 118 avveniva in cambio di regali costosi e assunzioni. Maxi operazione ancora questa mattina da parte dei militari dell'Arma dei Carabinieri del Comando Provinciale di Caserta e della Guardia di Finanza del Comando Provinciale del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Roma, che hanno dato esecuzione alle misure cautelari, personali e reali emesse dal GIP presso il Tribunale di Napoli e dalla DDA. Nel mirino imprenditori collusi con il clan Zagaria e 4 ordinanze di custodia cautelare in carcere, nonché 2 misure cautelari personali di natura interdittiva nei confronti di altrettanti soggetti indagati a vario titolo per i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso e concorso in associazione mafiosa, turbativa d'asta, corruzione, abuso d'ufficio e riciclaggio dei capitali illeciti, nonché un decreto di sequestro preventivo di aziende e quote societarie per circa 15 milioni di euro. Arresti anche per imprenditori campani, un dirigente del comune e un funzionario di banca. Cambiamo argomento, luci accese al Teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere per mostrare solidarietà al momento difficile pandemico a tutti gli operatori dello spettacolo. Lo splendido teatro sammaritano è stato acceso oggi per un'ora in maniera simbolica dalle 19.30 alle 20.30. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Mirra, con il consulente alle attività culturali Gerardo Di Viglio, ha inteso far sentire la vicinanza a tutto il mondo del teatro, dagli attori a chiunque operi nel settore, per il periodo particolarmente complicato che l'intero comparto sta vivendo a causa dell'emergenza Covid. L'iniziativa cittadina si è svolta in concomitanza con quella promossa a livello nazionale denominata Facciamo luce sul teatro dell'Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo. Parliamo anche di sport. L'Atalanta, dopo aver eliminato già il Napoli in Coppa Italia, rifila nel match di ieri un'altra sconfitta ai partenopei con un 4-2 finale che fa proseguire i sogni Champions degli orobici e contestualmente allontana dalle zone alte della classifica gli azzurri. Mattatori della partita i colombiani Muriel e Zapata, che trascinano l'Ade al successo con giocate di qualità,
sfruttando anche più di qualche errore della difesa di Gattuso. Le altre reti sono state siglate da Gonzes e Romero, mentre le marcature azzurre portano la firma di Zielinski e un autogol proprio del tedesco con la maglia numero 8. Nell'incontro di domenica, attimi di paura per il centravanti nigeriano del Napoli, Victor Osimhen, che a seguito di un contrasto con il difensore della Dea Romero ha battuto la testa contro il terreno di gioco, perdendo i sensi. L'ex Lille è stato immediatamente soccorso dall'ambulanza e condotto presso l'ospedale di Bergamo per accertamenti legati a un possibile trauma cranico che hanno dato, per fortuna, esito negativo. Nella giornata di oggi, infatti, è tornato anche a Castelvolturno e forse già domani per allenarsi con i compagni. Anche la Casertana, quindi parliamo di Serie C, Girone C, esce sconfitta dal derby contro l'Avellino. La compagine di Braia vince 0-2 con merito e prosegue la sua scalata verso la Serie B. Al termine dell'incontro, consueta conferenza stampa per mister Guidi, accompagnato dal capitano Carillo. Ascoltiamoli. Secondo me nel primo tempo siamo mancati, abbiamo commesso l'errore in tanti ragazzi di sentire troppo forse l'importanza della partita, si sono commessi degli errori dal punto di vista tecnico che solitamente non facciamo. Poi chiaramente se gli errori li commetti contro una squadra forte come l'Avellino, costruita per andare in Serie B, è normale che veniamo puniti. Però il rimpianto che avevo nel primo tempo è che la squadra ha accusato troppo la partita, forse c'era la troppa voglia di provare a fare un risultato prestigioso e questo inconsciamente ci ha un po' frenato, e quindi il rimpianto che ho è proprio questo. Poi nel secondo tempo chiaramente l'Avellino ha gestito una situazione, un risultato che lo vedeva in vantaggio di 2-0, però la partita è stata molto più equilibrata e finalmente ho rivisto giocare con continuità la squadra. Peccato che non siamo stati bravi in quelle due circostanze a riaprire la partita, che ci avrebbe sicuramente dato un'iniezione di fiducia per giocare gli ultimi 10 minuti e rischiare anche di andarla a riprendere. No, io penso che la Casertana di questo periodo sia una grande Casertana. Abbiamo attraversato grandi difficoltà e ne siamo usciti alla grande. Il 2021 è iniziato benissimo per noi. Oggi purtroppo l'Avellino non è al secondo posto per caso. È una squadra compatta, cinica. È una grande squadra, non è a caso al secondo posto e abbiamo subito proprio il loro cinismo. Quello è il loro punto di forza, le palle inattive, questi cross, hanno dei grandi crossatori e purtroppo siamo stati disattenti su due episodi e ci hanno puniti. Il primo tempo forse eravamo un po' bloccati, il secondo ci siamo un po' aperti, abbiamo iniziato a giocare come sappiamo, purtroppo non siamo riusciti ad aprirla, a riaprirla, ma non c'è tempo per pensarci, abbiamo la Turris che è una partita alla nostra portata e pensiamo a quello. Era questa la nostra ultima notizia, vi lascio con i programmi di Teleprima e vi do appuntamento a domani live ore 6:55 con la nostra rassegna stampa. Buona serata.